Realtà locale, fatti, interviste e approfondimenti. Benvenuti, bentrovati all'appuntamento di oggi con Realtà Locali. Oggi parliamo di un progetto che sta arrivando in città, molto importante, si chiama Sportello Famiglie di Cuore. Ne parliamo con Giovanna Corradetti, presidente dell'associazione Una Famiglia per Tutti Ollus. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Il progetto Famiglie di Cuore nasce dall'esperienza di vita quotidiana di un gruppo di famiglie ascolane, come del resto anche la nostra associazione. Noi siamo un gruppo di famiglie adottive ed affidatarie sine die. Nasce, diciamo, da quella che è la nostra esperienza quotidiana, dettata dalle nostre esigenze e dai nostri bisogni. Nel momento in cui è stato pubblicato il bando lo scorso anno da parte della Fondazione Caritas di poter usufruire di fondi a favore di progetti per famiglie, giovani e anziani, abbiamo proposto questa nostra idea all'Associazione Azione Famiglie per Famiglie Nuove Onlus di Grotta Ferrata, che da anni segue progetti sulle famiglie e sull'infanzia svantaggiata a livello internazionale, ed abbiamo potuto realizzare insieme questo che è il progetto che noi abbiamo chiamato Famiglie di Cuore. Famiglia di cuore proprio perché la famiglia adottiva o la famiglia affidataria è una famiglia di cuore, il quale il legame si rafforza e diventa sempre più profondo proprio grazie all'amore gratuito e disinteressato e continuo, costante e perseverante da parte dei componenti della famiglia. Quindi ecco, questo diciamo è un po' come è nato il nostro progetto. Il progetto si svilupperà in questi due anni, quindi 2015 e 2016, avrà la possibilità di realizzare tante iniziative a favore delle famiglie. Diciamo che ci muoviamo su tre direttive. La prima direttiva è quella che ci piace più che altro, di creare una rete tra le famiglie. Molto spesso le famiglie adottive sentono proprio il bisogno di poter condividere esperienze, gioie e dolori di questa meravigliosa avventura e nello stesso tempo poter dare alle famiglie un sostegno sia in termini di formazione, quindi con la realizzazione di seminari in tematiche specifiche, ma sia anche quella di ricevere un supporto con dei percorsi psicologici tarati su quelle che sono le esigenze di famiglie, ma dei genitori ma anche dei figli. Abbiamo la possibilità di costruire dell'appoggio di alcuni operatori esperti in materia di adozione con esperienza decennale, ultra decennale, quindi insomma pensiamo di poter supportare le famiglie con tante delle loro esigenze. Diciamo che queste due attività vede il fulcro della loro azione in quello che sarà lo sportello, proprio che si chiamerà Famiglie di Cuore, di prossima apertura. Stiamo già lavorando per poterlo aprire e renderlo operativo nei prossimi mesi. Più è possibile contattarci dai social network, quindi c'è una pagina Facebook, c'è un sito proprio che si chiama famigliedicuore.org, quindi c'è tutta la possibilità di contattarci e di avvicinarci. In più il progetto si pone il grande scopo di realizzare, di poter diffondere quella che noi definiamo una nuova cultura sull'adozione. C'è la possibilità di poter dare le giuste chiavi di lettura a tante persone che a vario titolo entrano in contatto con noi, famiglie adottive. Questo perché siamo convinti che l'adozione non è un fatto privato della singola famiglia, ma sia un fatto sociale. I bambini che noi abbiamo adottato frequentano le scuole del proprio quartiere, frequentano il parco giochi, frequentano la palestra, la parrocchia, quindi entrano in contatto con tanti operatori. E quindi avere la possibilità di diffondere questa nuova cultura sull'adozione permette una migliore accoglienza da parte della realtà sociale di questi bambini. In più, diffondere nuova cultura ha anche questo scopo, quello di sostenere nel tempo l'adozione. Perché? Perché negli ultimi anni abbiamo riscontrato una riduzione drastica del numero delle richieste di idoneità da parte delle coppie. Sicuramente incide la situazione di forte crisi, molte famiglie che si trovano a rischio lavoro trovano difficile poter pensare ad un progetto adottivo in cui ci sono comunque delle spese. Però non è solo questo, molto spesso nelle famiglie, nelle persone che incontriamo come famiglie adottive vediamo soprattutto
che sono restie perché hanno paura di affrontare le difficoltà, hanno visto amici che hanno affrontato difficoltà molto grandi, oppure escono fuori più facilmente problemi più che invece la realtà molto positiva che noi invece riscontriamo nel nostro quotidiano, cioè quella di comunque avere una relazione bella, costruttiva con i nostri figli, che passa attraverso tanti momenti difficili, questo non lo nego, però comunque sono sicuramente situazioni in cui si abbinano anche a momenti di grande gioia e di grande situazione. Io dico sempre questa cosa, abbiamo adottato 3 anni e mezzo fa le nostre figlie, e in questi 3 anni e mezzo sono nate 2 nipotine, quindi abbiamo potuto constatare la gioia di vedere un bimbo abbracciato alla sua mamma appena nato, no? Perché è comunque le nipotine, figlie di fratelle e sorelle, comunque anche, no? Un legame molto forte. Però io dico sempre che vedere la gioia che è stampata negli occhi di un bambino che ha scelto in qualche modo, perché poi alla lunga i bambini decidono che tu puoi essere la sua mamma e il suo papà, è una gioia che viene davvero dal profondo del nostro cuore, dal profondo del cuore dei nostri bambini, e quindi è veramente una emozione indescrivibile, no? Vedere proprio il loro volto pieno di felicità quando chiamano mamma e babbo, no? Quindi ecco, questo lo dico perché veramente possa essere di strono a tanti approcciarsi all'adozione. Perfetto, quindi ricordiamo il numero dello sportello Famiglia di Cuore, che è 324-953-8888, quindi mi dicevi sarà presto attivo, ma quali sono i territori a cui voi vi rivolgete? Chi può rivolgersi a voi? Allora, come territorio, diciamo, noi siamo orientati alla provincia di Ascoli e a quello che può essere, diciamo, il territorio di riferimento della fondazione, essendo comunque un progetto collegato al loro finanziamento. Nella nostra associazione già annoveriamo alcune famiglie, per esempio di San Benedetto, o alcune famiglie che sono residenti nella Vallata, quindi già abbiamo, anche attraverso le nostre amicizie o amici di amici, siamo riusciti ad arrivare a contattare, ecco, anche famiglie fuori dalla città. Naturalmente siamo contenti se il numero delle famiglie cresce e si possa partire da tanti la discussione di questa idea, insomma, con questo progetto. Benissimo, allora ringraziamo Giovanna Corradetti per essere stata con noi, per averci regalato il suo tempo. Grazie a voi. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it o via fax allo 0736 26 17 42. Realtà locali può essere riascoltato anche su radioascoli.it per dare voce al territorio, anche sul web.